La prima domanda a cui vorrei cercare di rispondere è semplicemente perché Pilato? Cioè perché quest'uomo, il prefetto della Giudea tra il 26 e il 36, si è imposto a un certo punto con tanta forza alla mia attenzione che ho dovuto interrompere un libro che stavo scrivendo e non ho avuto pace finché non ho portato a termine in qualche mese di lavoro frenetico questo piccolo libro di cui sono venuto a parlarvi. E credo che con altrettanta forza si fosse imposto un grande scrittore, Bulgakov. E ricorderete, credo, il capitolo su Pilato del Maestro Evangelista. E questo capitolo straordinario che non è scritto, almeno nella finzione, da Bulgakov, ma da Satana stesso. E quindi perché Pilato? Beh, ci sono tantissime ragioni. La prima ovvia ragione è il fatto che il suo nome, Ponzio Pilato, tra l'altro Pilato significa l'uomo con la pila all'ancia, ma più probabilmente l'uomo con il piglio, su un bel lettuccio a forma di cono. Comunque questo nome, Ponzio Pilato, è l'unico nome, accanto a quello di Gesù e della Vergine Maria, che figura nel credo, cioè nel simbolo in cui i cristiani hanno compendiato tutta la loro fede. Cioè questo nome di un pagano, che non c'entra, non ha alcuna ragione di avere questa dignità, compare nel credo, come sapete, no? Crocifisso sotto Ponzio Pilato, crocifisso per voi sotto Ponzio Pilato. E naturalmente qui, perché appunto compare questo nome? Sì, la prima risposta ovvia è, si trattava, sapete che il cristianesimo è una religione storica, i fatti narrati dai Vangeli sono fatti storici. E quindi Pilato si può pensare serviva a datare l'evento storico della passione, della crocifissione. Ed è per questa ragione che i padri lo introdussero nel 381 nel simbolo di Costantinopoli, appunto. La prima redazione del credo lo ignora, è soltanto nella seconda redazione che compare. Ecco, però anche qui una domanda, ma perché proprio lui? E non per esempio, come si usava per datare, l'imperatore Tiberio. Perché non dicono crocifisso sotto Tiberio? Come sarebbe stato più normale. E questo credo, appunto, la prima risposta è perché Pilato nei Vangeli non è soltanto un nome. È forse il solo vero personaggio dei Vangeli. È un personaggio in carne e ossa. E le altre figure sono in qualche modo sempre santificate come Giovanni il Battista o gli Apostoli, oppure escono un momento dalla folla che circonda Gesù o per fungere da esempio come il buon Samaritano o assieme alla profezia come Lazzaro che risorge. Invece Pilato ha uno statuto speciale, non ha nessuno di questi motivi, è qualcosa di meno, ma insieme è molto di più. È un uomo di cui conosciamo il carattere, le esitazioni, la paura, il risentimento, il sarcasmo, l'ombrosità, l'ipocrisia, mi pare ricordate nella narrazione di Matteo, si lava le mani per purificarsi dal sangue di quel giusto. Inoltre, come ricorderete anche, l'autore di battute memorabili, no? A cominciare dalla famosa «Che cos'è la verità?». A Gesù che vuole testimoniare la verità, Pilato risponde, ma che cos'è la verità? Oppure come il motto con cui mette a tacere gli ebrei che gli chiedono di cambiare l'iscrizione sulla croce, e Pilato risponde, quel che ho scritto. O infine, prima al momento di consegnare Gesù al supplizio, le parole fatidiche, ecce homo, ecco l'uomo. Pensate quante cose, tanta pittura, tanta poesia, tanto pensiero è nato da questa frase. E quindi le ragioni per l'interesse non mancavano certo, per questo Nietzsche ha potuto scrivere che Pilato è l'unica figura dei Vangeli che meriti rispetto alla sua polemica contro i Vangeli. E quindi c'erano delle ottime ragioni, ma nello stesso tempo c'era qualcosa di più. C'era qualcosa di più che mi spingeva appunto a rileggere i testi, perché mi pareva che nell'incontro fugace che dura 6 ore, sappiamo dal primo mattino all'ora sesta,
questo incontro fra Pilato e Gesù è in questione, almeno così mi pareva, un evento enorme, no? Un evento inaudito, al di là del dramma già enorme della passione e della redenzione, no? Quel che è in questione è il fatto che due mondi si stanno di fronte. Tra questi due personaggi, l'uno il vicario di Cesare, il quadro di Tiziano che rappresenta Pilato e Gesù. Pilato è riccamente vestito con un grande cappello appunto a forma di coro ornato di pietre preziose, la mano inanellata talmente aperta avanti, e Gesù invece legato, inerme. Proprio tra questi due personaggi stanno di fronte due mondi inconciliabilmente e immediatamente di fronte, come ha detto Spengler, il mondo dei fatti e il mondo della verità. Ma nemmeno questo basta, non c'è ancora di più. Questo, in fondo, questo pretorio di provincia non era una grande, per l'impero romano la Giudea non era un posto centrale, no? In questo pretorio di provincia si fronteggiano non soltanto i fatti e la verità, ma come mai altrove nella storia del mondo, mi pare, l'eternità incrocia in questo punto esemplare la storia, il temporale viene attraversato dall'eterno. Quindi questo che mi premeva di capire. Qual è il senso di questo incontro tra il profano e il divino, il temporale e l'eterno? Però appunto, man mano che lavoravo su questo tema, mi sembrava che a questo enigma se ne aggiungesse un altro ancora più enigmatico, in un certo senso, ancora più oscuro, in cui Pilato è proprio l'elemento decisivo. La domanda era: perché l'incontro, l'incrocio tra questi due mondi, questi due diversi, il divino, il umano, il temporale e l'eterno, perché questo incontro prende la forma di un processo? Perché, come sapete, di un processo si tratta. Perché Gesù deve sottoporsi a un processo? Perché questo incrocio tra i due mondi ha la forma giuridica di un processo? Ecco, man mano appunto che lavoravo, sempre più questo era che diventava il problema centrale, no? Il fatto appunto che Pilato è il giudice, Gesù l'accusato. Cioè, l'incontro questi due mondi ha la forma, in apparenza inspiegabile, di una crisi è il termine greco per giudizio di un processo, ci torneremo su questa parola. Perché un processo? Perché questo evento decisivo della storia umana ha la forma di una crisi. E naturalmente la prima cosa da fare per rispondere a questa domanda era tornare a leggere i testi parola per parola. Anche se uno si poteva pensare che in fondo questi testi dovremmo conoscerli a memoria, no? Non basta mai. Io da ragazzo ho ancora conosciuto in una piccola isola del Mediterraneo delle vecchie che recitavano a memoria il Vangelo cantilenandolo, ma temo che non sia più il caso oggi. Io seguirò adesso quindi brevemente, molto brevemente, cerco di ricostruire i fatti, il processo. E nel seguendo la narrazione di Giovanni, che come sapete rispetto ai sinottici è molto più ampia e dettagliata. Ecco, innanzitutto un primo fatto, che questo incontro ha una forma drammatica, il processo ha una forma quasi teatrale, scandita, che Giovanni scandisce in 7 scene, segnate ogni volta dal dentro e un fuori, dalla formula Pilato uscì fuori, Pilato rientra nel pretorio. Questo è un fatto anche curioso. Quindi questo processo non ha un luogo, è un vai e vieni tra due luoghi, c'è un drammatico e teatrale entrare e uscire. Come vi ho detto, conosciamo la durata di questo dramma, 6 ore. E vi riassumo molto brevemente le 7 scene. Nella prima, poiché i sacerdoti del Sinedrio che hanno consegnato, non dimenticate questa parola consegnare, Gesù a Pilato: non vogliono entrare per non contaminarsi per il Pasqua Pasquale, siamo alla Pasqua. Pilato esce fuori
chiede: qual è l'accusa che portate contro quest'uomo? Categoria, il termine greco per l'accusa. Secondo la legge romana, secondo il diritto romano, il processo deve cominciare con l'iscrizione dell'accusa, che deve essere precisa e non calunniosa. I sanedriti non rispondono, ma si limitano a dire: se costui non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Quindi è del tutto coerente con il diritto romano, che agisce come un giudice. Pilato allora a questo punto respinge l'ingiunzione e ordina agli ebrei di prendere l'accusato e di giudicarlo secondo la loro legge. Gli ebrei replicano: a noi non è permesso uccidere, e questo segna un primo cambiamento. Pilato nel corso di queste sette scene cambia, oscilla continuamente da una posizione all'altra. E questa replica produce un primo cambiamento in Pilato. Pilato deve evidentemente aver interpretato questa replica come se implicasse l'accusa di un crimine di lesa maestà. Il crimine di lesa maestà era un crimine contro il popolo romano e la sua sicurezza, che prevedeva appunto la punizione con la morte, con la crocifissione o con le pende. Seconda scena, Pilato rientra nel pretorio. Qui avviene il primo interrogatorio tra Pilato e Gesù: sei tu il re dei Giudei? Comincia questo dialogo sul regno su cui sono state scritte pagine interminabili, e come sapete l'avvento del Messia dell'unto coincide nella tradizione ebraica con la restaurazione del regno. A questa domanda Gesù risponde in modo ambiguo, nega e insieme afferma. La risposta è infatti: il mio regno non è di questo mondo. Quindi sono un re, ma non di questo mondo. L'ambiguità non sfugge a Pilato, che curiosamente quindi subito gli chiede: dunque tu sei re? La risposta di Gesù sposta il discorso dal regno alla verità. Tu dici che io sono re. Io sono nato e sono venuto al mondo per questo, per testimoniare della verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce. E qui Pilato pronuncia appunto quella che è stata definita la battuta più sottile di tutti i tempi, che dice: che cos'è la verità? Questa frase è stata spesso interpretata, a partire anche già da Nietzsche, anche lui, come un sarcasmo con cui un romano annienterebbe il Nuovo Testamento. Però io credo che se invece la si restituisce al contesto, che è un processo, allora tanto la domanda di Pilato su che cos'è la verità, tanto l'affermazione di Gesù: sono venuto a testimoniare della verità, non è affatto fuori luogo. Che cosa si fa in un processo se non ricercare la verità e testimoniare della verità? Terza scena, fuori. Pilato esce e dichiara ai sanedriti: io non trovo in lui alcuna colpa, ma voi avete l'usanza che io vi liberi qualcuno per la Pasqua. Volete che vi liberi il re dei Giudei? Qui, secondo il diritto romano, Pilato non avrebbe dovuto procedere così, avrebbe dovuto o assolvere l'accusato, se lo riteneva innocente, la formula era assolvo, o mi detto che non facesse, oppure aggiornare il processo, dire: non dico, ti servono ulteriori informazioni. Invece, stranamente, ricorre a questo espediente dell'amnistia pasquale. Fino alla fine, ecco questo è un dato costante, Pilato cerca tenacemente di evitare la pronuncia. Quindi di nuovo gli ebrei vanificano il suo espediente gridando: non lui, ma Barabba. E a questo punto, non in Giovanni né in Matteo, c'è l'episodio della macro del mare. Quarta scena, dentro. Pilato fa un altro tentativo per evitare il giudizio, prende Gesù e lo fa flagellare. La flagellazione era una pena accessoria alla crocifissione, ma Pilato, con uno dei suoi gesti contraddittori, se ne serve come punizione per un reato minore, sperando che i sinedriti siano così soddisfatti. Luca lo dice chiaramente: lo farò castigare e poi lo metterò in libertà. Quinta scena, fuori. Esce l'uomo. Esce portando Gesù: ecco, ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui alcuna colpa. Porta fuori Gesù, con la corona di spine sulla testa, la canna in luogo di scettro e il mantello di porpora che i soldati gli hanno messo per scherno, e pronuncia la celebre frase: ecco l'uomo, ecce homo.
ma si vede che continua a sostenere a gridare crocifiggi, crocifiggi. Pilato fa un ultimo tentativo, dice ancora prendetelo voi e crocifiggetelo, io non trovo in lui colpa. Stessa scena, di nuovo dentro, e questo inaspettatamente. Pilato rientra con Gesù, nuovo interrogatorio di Gesù. Da dove sei tu? Gli chiede. Gesù non risponde, e Pilato è nervosito. Non mi pare? Non sai che ho il potere di liberarti, il potere di crocifiggerti? Qui Gesù risponde, non avresti alcun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo colui che mi ha consegnato, sempre la consegna, a te ha un peccato più grande. Questa risposta è importante perché se ci riflettete significa che Gesù riconosce l'autorità di Pilato. Non avresti alcun potere se non ti fosse stato dato dall'alto. Quindi gli è stato dato il potere. Gesù riconosce il potere legittimo di Pilato. Pilato cerca ancora una volta di liberarlo, ancora una volta i sinedriti gridano: se tu liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si oppone a Cesare. Questo sembra essere l'argomento decisivo, no? E dico, guarda, questo suo farsi re quindi si oppone al potere di Cesare. Ultima scena, avvenimento. Vi leggo il testo perché nella sua stupenda laconicità non avete più letto. Sentite queste parole, Pilato condusse fuori Gesù e sedette sul seggio nel luogo chiamato Litostratos, significa il pavimento di pietra, in ebraico Gabbana. Era la preparazione della Pasqua, intorno all'ora sesta. Pilato disse per lei, ecco il vostro re. Ma quelli gridarono, via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato, crocifiggerò il vostro re? Risposero i sommi sacerdoti, non abbiamo altro re che Cesare. Allora egli lo consegnò perché fosse crocifisso. Lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Sempre questa formula che in greco è parelica, consegnò. Uno studioso, tanto del diritto ebraico che di quello romano, di Esterichermann, ha osservato che il fatto che solo a questo punto Pilato si siede, guardate, si sedette sul seggio del luogo chiamato Litostratos, il greco è bema, è il termine del seggio in cui si siede il magistrato, latino, la traduzione latina è infatti tribunal. Appunto, secondo Michel, il fatto che solo a questo punto Pilato si siede vuol dire che tutto il dibattito precedente non ha carattere processuale, perché un delitto di lesa maestà che implica la pena di morte, secondo il diritto romano, doveva essere discusso nella forma solenne, formale, poi tribunale. Man mano però appunto che continuavo l'analisi del testo del Vangelo di Giovanni, diventava sempre più evidente per me che non soltanto, come sostiene il dibattito precedente non era stato un vero e proprio processo, ma che nemmeno alla fine, al termine della sesta ora, il giudice ha pronunziato una sentenza, un verdetto, un giudizio. Pilato non emette una sentenza, si limita a consegnare loro Gesù perché fosse crocifisso. C'è questa formula parelochen, consegnò, che è identica non soltanto in Giovanni, ma in tutti quattro Vangeli. Pilato consegna Gesù ai sinedriti. Questo verbo greco paradidomin, consegnare, nella Vulgata tradotto tradere, ha un posto speciale in tutta la narrazione della passione di Gesù ed è veramente un termine chiave. Il primo atto di questa è tutta la storia di una consegna, si potrebbe dire. Il primo atto della consegna è la scena in cui Gesù, e in cui scusate Giuda, baciando Gesù, lo consegna, sempre lo stesso verbo, mi pare che è sinedriti. Sapete che per questo Gesù è precedente, Giuda è precedenza di consegnante, tradito. Sapete, no, che il significato di tradire moderno viene dal consegnare, tradire. Tradire in latino significa solo consegnare, ma siccome Giuda è precedenza di consegnante, il traditore, il verbo. Quindi il primo atto di questa consegna è il momento in cui Giuda lo consegna ai sinedriti. A loro volta gli ebrei di contesti consegnano Gesù a Pilato e alla fine del dramma Gesù, scusate, Pilato
lo consegna di nuovo ai suoi diritti, e alla fine veramente del dramma, Gesù spirando dice il testo, consegna lo spirito, parelofe, sempre lo stesso termine. In questione sempre, quindi in tutta questa storia è in questione una tradizione, una consegna. Sono state scritte molte cose anche su questo, no? In questione è solo una consegna.